Finalmente vediamo il Tempio dei Castori, un edificio molto importante, come anticipavo prima, sia per le sue funzioni sia per il significato simbolico. Procediamo con ordine. Quella che vedete qui è una foto panoramica che mostra dalla Basilica Giulia sia le tre colonne superstiti del Tempio dei Castori, sia una parte, questa qui, del Tempio di Vesta che abbiamo visto la scorsa volta. Questo in fondo è l'Arco di Tito. Allora, chi sono i Castori? Castori è un altro nome con cui i Romani indicavano i Dioscuri, cioè i due eroi, gemelli divini, Castore e Polluce, i quali, secondo una delle versioni del mito, erano figli di Zeus. Infatti, Dioscuri significa propriamente figli di Zeus. Castore era celebre per la sua abilità nel domare i cavalli, Polluce per la sua abilità nel pugilato. Vi sono diversi racconti su di loro. Secondo una tradizione tramandata da Omero, i due erano scomparsi dalla terra prima che i greci intraprendessero la guerra di Troia, ma ritornavano in vita ciascuno a giorni alterni ed erano fatti oggetto di onori divini. Secondo una versione, Castore era mortale e Polluce immortale, e quando Castore fu ucciso durante una battaglia, Polluce chiese a Zeus di condividere il destino del fratello. E così Zeus, per premiare il loro reciproco attaccamento, li collocò insieme fra gli astri, nella costellazione dei Gemelli. I Dioscuri sono normalmente rappresentati come giovani a cavallo, con mantello e con un elmo a forma di guscio d'uovo, e recano spesso in mano una lancia. Veniamo al tempio, di cui rimangono solo tre colonne corinzie e l'alto podio su cui poggiano. Il culto dei Dioscuri fu introdotto nel Lazio molto presto, come ha confermato il ritrovamento di una lamina arcaica a Lavinio, l'antica pratica di mare, con dedica a Castore e Polluce datata al VI secolo a.C. A Roma il culto arrivò all'inizio del V secolo a.C. E c'è una leggenda che narra che nel corso della battaglia del Lago Regillo, del 499, che opponeva i Romani ai Latini, apparvero questi due misteriosi cavalieri, che furono riconosciuti dal popolo come Dioscuri, appunto, che guidarono i Romani verso la vittoria. Subito dopo abbeverarono i cavalli alla fonte della ninfa Giotorna e poi sparirono. Il dittatore Aulo Postumio Albino fece voto di erigere un tempio in loro onore, e questo tempio fu dedicato da suo figlio nel 484 a.C. Sono quindi passati 14 anni dall'inaugurazione del Tempio di Saturno. Questi termini legati ai templi, cioè voto, inaugurazione, dedica, fanno parte di diverse fasi con cui si procedeva appunto alla creazione di un tempio, ma ho intenzione di parlarne bene in futuro, in apposite lezioni. A Roma i Dioscuri furono designati come dei tutelari della nobiltà. D'altronde anche in Magna Grecia, dalla quale il culto fu importato, erano protettori dei cavalieri e dunque dell'aristocrazia. La datazione del tempio è stata confermata dal ritrovamento di elementi della struttura arcaica e della sua decorazione in terracotta, e dopo questa costruzione ci fu un primo restauro nel 117 a.C. ad opera di Cecilio Metello Dalmatico. Un altro restauro risale al 73 a.C. ad opera di Verre, il celebre governatore di Sicilia attaccato da Cicerone, e poi un ultimo restauro risale a dopo l'incendio del 14 a.C. ad opera dell'imperatore Tiberio. La dedica di questo nuovo edificio fu fatta nel 6 d.C., quindi i resti visibili appartengono a quest'ultimo rifacimento. Del podio resta solo la parte in opera cementizia e tutto il resto è stato asportato. Il podio è in gran parte quello del 117, che però ingloba anche parti del podio arcaico. Il tempio doveva essere un periptero, cioè con il colonnato che circondava tutti e quattro i lati della cella, con 6 colonne corinzie sulla facciata e 11 sui lati lunghi. Ma veniamo all'importanza funzionale del tempio. Sappiamo infatti che qui si riunì diverse volte il Senato. E inoltre dal podio, utilizzato come tribuna, Cesare presentò la sua legge agraria. Infatti il podio faceva da tribuna presidenziale durante i comizi legislativi che avvenivano nella piazza antistante. Sappiamo anche che presso questo tempio aveva sede l'ufficio dei pesi e delle misure e che vi erano negozi di banchieri, forse riconoscibili nelle stanzette che si aprono nel podio fra colonna e colonna. Ma il tempio, come dicevamo all'inizio, ha anche una grande importanza ideologica. Infatti, non solo i Dioscuri alludono alla cavalleria e al patriziato,
ma anche e soprattutto alla duplicità e all'alternanza del comando, che sono tipici dei consoli e quindi dell'assetto che si diede la Repubblica. Allora capite che questo tempio praticamente era la bandiera della classe dirigente. Ma non è solo questo. Insieme al tempio di Saturno, di poco più vecchio, il tempio dei Castori assolveva ad un programma edilizio urbanistico assai chiaro nella mente dei patrizi. La Repubblica, con il sistema del consolato, intendeva opporsi politicamente alla monarchia, ma l'opposizione alla monarchia è visibile anche a livello ideologico nella contrapposizione di elementi urbanistici. Cioè, il succo del discorso è che la collocazione urbanistica dei due templi, quello di Saturno allo sbocco del Vicus Jugarius e quello dei Castori allo sbocco del Vicus Tuscus, veniva a sottolineare una sorta di barriera materiale ideale tra l'area del foro e il settore emporico che si trovava nel foro boario, che era stata una zona, come vedremo, privilegiata dalla monarchia etrusca. E quindi c'è questa volontà di contrapposizione con un'area appunto sfruttata molto dai re etruschi. Ecco il Vicus Tuscus con il cartello che vi dicevo prima. Tra l'altro il Vicus Tuscus era conosciuto anche con il nome di Vicus Turarius, la via dell'incenso. Perché dall'epoca regia fino all'età imperiale sulla strada si svolgevano diverse attività commerciali e produttive, come appunto la vendita di incenso, ma anche la confezione e la vendita degli aromi e dei profumi collegati ai culti praticati nella zona dell'Emporio, la vendita di vesti di seta e di porpora, di unguenti, di spezie, di pesce ed uccelli. Direi di terminare qui questa lezione dal momento che abbiamo affrontato alcuni temi importanti dando numerose informazioni tutti insieme. Alla prossima!